Vi interrompo perché abbiamo già pronto il prossimo collegamento che, come abbiamo anticipato prima, è proprio con l'assessore ai lavori pubblici del comune di Brindisi, Gianluca Quarta. Buonasera assessore. Allora, la nostra amministrazione, come voi sapete, è un'amministrazione che si è insediata nel mese di giugno di fatto, quindi abbiamo avuto diverse problematiche per poter intervenire immediatamente, proprio perché purtroppo, così come ha spiegato anche prima il Presidente Arrighiano, noi ci siamo insediati a seguito anche del ballottaggio, quindi ci è voluto un po' più di tempo. Ecco. Però devo dire che comunque abbiamo cercato subito di prodigarci per poter cercare di effettuare prima la progettazione e poi l'aggiudicazione dei lavori. Considerate che per le opere che l'amministrazione ha progettato, normalmente ci vorrebbero all'incirca 6-8 mesi solo di progettazione. Poi io ho sentito prima l'intervento del giornalista di Catania e ha detto bene che questi non sono lavori che normalmente si fanno in così poco tempo. Però devo dire che forse piano piano, ma voglio utilizzare dei termini un po' più ottimistici, siamo riusciti forse a fare un piccolo miracolo, perché nell'arco di un mese e mezzo, prima sotto l'impulso del sindaco Marchion, che già prima dell'insediamento della giunta ha iniziato a lavorare allegramente per iniziare a produrre tutta la documentazione e la progettazione, e poi con il nostro insediamento, il mio insediamento nella giunta, siamo riusciti a dare un'accelerazione, quindi praticamente in un mese e mezzo abbiamo chiuso il cerchio sia della progettazione che dell'aggiudicazione dei lavori. Devo essere anche cautamente ottimistico per quanto riguarda l'azienda che si è aggiudicato i lavori, in quanto immediatamente dal giorno in cui gli abbiamo affidato il cantiere hanno iniziato i lavori. Ho visto già, che avete nelle precedenti immagini fatto vedere quello che è lo stato dei luoghi, e già praticamente siamo a buon punto. Ci sono anche i nostri tecnici comunali con il nostro agronomo dottore Nardelli, l'ingegnere Iaia, che sono presenti costantemente, quotidianamente anche sul cantiere, quindi stiamo facendo tutte le verifiche del caso, stiamo aiutando anche la ditta appaltatrice per effettuare al meglio i lavori, e parallelamente si stanno effettuando anche, come voi sapete, i lavori quelli che riguardano la parte elettrica, prima per aumentare la potenza di illuminazione a 500 lux e poi a 800 entro il mese di febbraio. Nei prossimi giorni inoltre faremo anche l'aggiudicazione del secondo stralcio, però diciamo per quello c'è un po' più di tempo, perché dobbiamo ultimare quei lavori entro febbraio. Abbiamo dato come tempistica 35 giorni per ultimare il cantiere, abbiamo inserito anche delle premialità nei confronti dell'azienda qualora dovesse terminare prima, quindi diciamo come consegna del cantiere dovremmo essere intorno ai primi di ottobre. Quello che è l'unica perplessità, che ovviamente, e qui ce lo dobbiamo dire in Camera Caritatis, che è quella del posizionamento dell'erba, perché ha bisogno di attecchire, quindi qualche giorno in più dal posizionamento dell'erba sicuramente ne avremo bisogno per far sì che poi il terreno sia perfetto per poterci giocare, però questo dipenderà nei prossimi giorni quando deciderà l'azienda di posare il manto erboso. Però da quello che vedo siamo già a buon punto, probabilmente saremo in grado di rispettare le tempistiche, credo che per la prima partita in casa del mese di ottobre dovremmo riuscire a fare questa impresa faraonica di aver ristrutturato complessivamente, perché poi alla fine dobbiamo dircelo, rimarrà alla fine di tutta questa storia soltanto la parte in cemento armato, ma tutto il resto è stato rifatto, verranno rifatte le tribune, verranno fatti i seggiolini, verrà rifatto tutto l'impianto elettrico, illuminazione, verrà inserito tutto l'impianto di cablaggio per la LAN, quindi ci sono tantissime novità, sarà uno stadio completamente diverso al termine dei lavori. Però una cosa, ecco, vorrei dirla. Sì. Se mi consentite. Sì, sì, assolutamente. Vorrei fare anche un appello ai tifosi, perché indipendentemente poi da dove dovremo giocare in questi giorni,
Bisogna essere vicini a questa squadra. Io faccio i complimenti al presidente Arigliano per quello che è riuscito a fare in questi anni e per aver portato la squadra in Serie C. Noi dobbiamo essere vicini alla squadra e dobbiamo cercare in questo momento di aiutarli facendo quanti più abbonamenti possibili. E a tal proposito, noi nella prossima settimana, proprio nel mese. Nella prossima settimana, nella giornata di martedì, ci vedremo in comune col presidente Arigliano, perché il presidente Marani ci ha consegnato al sindaco di Brindisi il pallone ufficiale della Serie C. Noi lo doneremo a nostra volta al presidente Arigliano martedì, ci incontreremo presso il comune di Brindisi e noi tutti assessori in quell'occasione sottoscriveremo anche l'abbonamento per la nostra squadra di calcio. Quindi in questo momento dobbiamo stringerci intorno a loro, aiutarli il più possibile. Grazie assessore. Presidente, anche perché in questo momento la collaborazione anche per raggiungere questi risultati pratici dei lavori, della gestione, di tutto questo è fondamentale. Come no? Sì, è importantissimo che andiamo tutti nella stessa direzione, insomma, società, amministrazione, tifosi, se vanno nella stessa direzione si arrivano sicuramente traguardi più importanti e soprattutto si assorbono meglio anche le sconfitte e le delusioni, perché è importante andare uniti tutti verso un obiettivo, così raggiungerlo sarà anche una gratificazione maggiore non solo per la squadra di calcio ma per l'intera comunità brindisina. Proprio stamattina mi ha chiamato il sindaco Marchionna rassicurandomi sul fatto che lui ogni giorno viene documentato. A questo punto mi sembra di capire che anche l'assessore Quarta darà il suo contributo, certo, in questo, sullo stato di avanzamento dei lavori, e che appunto il presidente Marani ha donato questo pallone alla città di Brindisi, altra bellissima iniziativa da parte della Lega Pro, che come dicevo prima è una Lega molto molto attenta, molto molto vicina e soprattutto molto attiva nella comunicazione. Il sindaco ha deciso di donarlo nuovamente a noi come buon augurio e come una sorta di gratificazione per aver riportato, certo, il premio, per aver riportato il calcio professionistico a Brindisi dopo tanti anni, e mi ha già promesso che insomma tutti gli assessori, insomma i consiglieri, i facenti parte della giunta in generale avrebbero sottoscritto l'abbonamento. Quindi complimenti all'assessore Quarta per aver bruciato la notizia. Noi siamo d'accordissimo, anche perché il sindaco Marconi ha detto: ti faccio sapere se il lunedì o martedì. Io non ho detto niente, l'abbiamo detto, no, perché tanti tifosi sanno che sono alternativi, sanno tutto, ovviamente, ovviamente essendo media parte assessore avete fatto benissimo, assessore mi riporto i suoi saluti e quindi insomma diamo questa importante iniziativa. Grazie, non so se Antonio voleva chiedere qualcosa all'assessore. No, volevamo appunto sapere tutti quanti lo stato del cronoprogramma, quindi l'assessore ha risposto brillantemente, quindi siamo molto più fiduciosi. Ecco, assessore, esula adesso da quello che abbiamo detto, tutte le urgenze, tutti i lavori che saranno fatti e che è fondamentale. Abbiamo prima detto, no, che rimarrà solo il cemento del vecchio Panizzi. Era proprio questo l'assist che gli hai dato, perché sicuramente visivamente per chi arriva al Panizzi ancora vedere quelle recinzioni intorno alla tribuna è triste. Sicuramente ci sono delle urgenze e adesso sono altre ed è giusto così, però magari un domani un ragionamento su quello sarà necessario anche farlo. Un no? Domani non lontano, assessore. Assessore, rispondigli e digli che faremo uno stadio dove si potrà giocare anche la Serie B. Così fai contenti. Secondo me, presidente, al termine di questo intervento molto importante, lo stadio potrebbe essere, secondo me, omologato anche per serie superiori. Quindi adesso, secondo me, il suo presidente, la palla ritorna a lei, ci porti in Serie B. Martedì me la sta già regalando il sindaco. Il comune ha dato il pallone. Una sera venitela tu. Fai tu e fai piovere, si dice. L'ho tradotto in italiano, ovviamente. Grazie assessore, grazie, un abbraccio. Grazie assessore, bella presenza. Grazie a tutti, grazie a tutti. Ciao, buon lavoro. Grazie ancora.